Siamo pronti, andremo a fare un bel test di durata della batteria in Follow Me e vedremo anche come va questo piccoletto con l'ultimo aggiornamento. Pronti a far partire il cronometro? Molto bene, facciamo partire il cronometro, ragazzi. Dovrebbe registrare tutto quanto. Ok, spariamoci questa corsetta, vediamo se vince il DJI Neo oppure vinco io. Vabbè, non sono un grande sportivo, però teniamo un po' d'occhio anche il tempo. Vediamo un po' di metterlo in difficoltà. Ok, ragazzi. Titto. Il cane ha visto il drone e si è arrabbiato. Si sta arrabbiando. Ok. Bene, cosa dire? Questo nuovo aggiornamento che apporta delle modifiche sostanziali a questo drone lo rende molto più interessante, molto più capace di seguirci. Adesso stiamo facendo una corsetta leggera e testeremo la durata della batteria. Perché? Perché molti comprano questo drone proprio per fare attività fisica. Magari amano la mountain bike, amano fare sport all'aria aperta e si vogliono riprendere con il drone. Quindi mi sono detto, David, hai un pubblico vario, quindi sicuramente in tanti saranno interessati proprio a questa modalità di impiego, lo devi provare. Devi farti una bella corsa per vedere la durata in Follow Me della batteria. È quello che stiamo facendo, ragazzi. Vi porto con me oggi lungo questo stradello a fare questa corsa. Vediamo un po' come va. Beh, sono già stanco. Sto facendo 10 in questo momento, che è un po' sopra i miei ritmi abituali, però 15 minuti dovrei reggerli. Nel frattempo sento il drone qua dietro di me, ho il radiocomando, cioè lo smartphone, quindi sono pronto a stoppare il volo in qualsiasi momento. Se il drone si fermasse lo sentirei, perché sento il ronzio delle eliche qua dietro, e quindi la situazione è sotto controllo. In tanti mi avete chiesto, beh, quale drone vi consiglio, quale drone acquistare, questa è la parola giusta, per fare attività all'aperto. La cosa migliore, diciamo, è che ognuno valuti per le proprie esigenze e per le proprie tasche qual è il drone migliore, tenendo però in considerazione che attualmente droni simili al Neo, che hanno le caratteristiche di un drone tascabile e che ti segue senza troppi dispositivi come radiocomandi o altri fronzoli da portarsi dietro, ce ne sono tre attualmente. Abbiamo il DJI Neo, abbiamo Overair X1 e abbiamo Overair X1 Pro Max. I prezzi, come ben sapete, sono molto differenti, perché il Neo ha un costo di 199 euro nella versione senza radiocomando, mentre Over, beh, si attesta sulle 400 euro. Over Pro Max si sale un po', diciamo, di almeno altre 200 euro, quindi sulle 600 euro. Quindi prezzi diversi, droni diversi, anche se simili per certi versi, che però possono essere tutti impiegati per fare delle riprese mentre corriamo oppure andiamo in bicicletta, mountain bike. Non vi dico in moto, perché in moto qualche problema ci potrebbe essere. Magari se fate trial sono scatti repentini, ma comunque la velocità è piuttosto lenta. Ma ci sono migliaia di sport che possono, diciamo, richiedere un cameraman come un drone di questo tipo
sempre con noi. Allora, ragazzi, vediamo un po', facciamo il punto. 4 minuti e 40 dall'inizio, quindi siamo a un terzo circa. Io mi aspetto un 15 minuti durata della batteria. Vediamo come va. Nel frattempo lui è sempre qua dietro di me. Qua ci sarà un attraversamento stradale, quindi valuteremo anche se lui si ferma e poi riprende. Vi dico che sono quasi inquietato da questa presenza dietro di me che mi sta seguendo, quasi come fosse un avvoltoio più che un drone. Ok, qua ci siamo, ragazzi. Abbiamo l'attraversamento stradale, vediamo che non passino auto. Fermiamoci un attimo, così valutiamo un po' la situazione. Lui rimane lì fermo. Aspettiamo. Comodo però farsi riprendere senza fare niente, a mani libere. Veramente comodo. 5 minuti e 50. Bene. Giornata stupenda oggi per fare una corsetta lungo l'argine. Peccato sono fuori. Fuori allenamento. Fuori allenamento. Più che un drone come compagno avrei avuto forse la necessità di avere un personal trainer. Magari se c'è qualcuno tra di voi che mi sta guardando, mi dia qualche consiglio su come riprendere un po', diciamo, gli allenamenti. Avete visto, ieri abbiamo fatto un video mentre lo testavo alla velocità massima in bici. Sono arrivato a 25 km orari. Ok, nel frattempo ha segnato 6 minuti e 40 e lui se l'è cavata decisamente bene, decisamente meglio che con la prima versione del firmware. Beh, qua non ci sono ostacoli, ma vi garantisco che ho provato anche a fare lo slalom dentro la pineta, proprio nel video. Se non l'avete visto, vi lascio una scheda, guardatelo. E stranamente, come se avesse i sensori, si comporta meglio di tanti droni più grandi, più costosi, più ingombranti. Lui è un piccoletto che lo tiriamo fuori di tasca e lo usiamo. Fantastico. Beh, questo è un aspetto, il fatto di, diciamo, la maneggevolezza, anche il fatto che sia piccolo e compatto, che però sono convinto ha lasciato comunque qualcuno un po' con l'amaro in bocca, perché seppur compatto lui non si rifiega. Non è come Hover che lo pieghiamo, lo mettiamo in tasca. Quando è rifiegato non sembra neanche un drone. Lui invece rimane lì fisso col suo telaio, molto resistente peraltro. Però non è il massimo della portabilità. Lo mettiamo in tasca con qualche difficoltà. Nel frattempo, vediamo un po' quanto tempo è che corriamo. 8 minuti e 25. Beh, abbiamo superato la metà. Ok, faremo anche un attraversamento sul ponte, perché poi proseguirò. Beh, il mio ritmo è abbastanza costante. Ops. Sto facendo 8,5. Un po' poco. Ok. C'è margine di miglioramento. È che su questo terreno ci sono un po' di asperità e proprio non mi viene semplice correre. Sono più da corsa su superficie asfaltata. Comunque, 199 euro. Lo possiamo acquistare in bundle. Lo troviamo adesso anche con la combo con il motion e i visori N3. Fate molta attenzione perché se decidete di intraprendere da questa strada, di acquistarlo con la versione da FPV, cioè con il motion e i visori, dovete
utilizzarlo soltanto con il motion e i visori. Vediamo se lo schiantiamo sul palo. No, nessun problema. Perché dico questo? Perché tanti pensano che anche con RCN 3 o RCN 2 possa essere pilotato, ma invece non è così. Lui lo si può pilotare soltanto con i dispositivi da FPV, se lo colleghiamo ai visori, naturalmente. Altrimenti lo utilizziamo come tutti i droni a cui siamo abituati, tutti i droni cinematici come Mini 4 Pro, Air 3, eccetera. Ok, ho alzato un po' il ritmo, ma lui mi sta continuando a seguire. Ci sono dei germani sul canale, molto bello oggi, veramente non c'è nessuno. Qua ci dovrebbero essere dei cani, ecco, speriamo che il ronzio, perché è un po' rumoroso, dico la verità, comunque è un rumore un po' fastidioso e soprattutto agli animali questo rumore dà noia, dà fastidio. Vediamo come va. Beh. Oh, molto bene. 10. Fatemi sapere nei commenti, lo acquisterete, siete interessati all'acquisto, lo state valutando, preferite Over a questo? Beh, un bel commentino qua sotto sarebbe fantastico. Giorno. Fa un po' strano farsi seguire da un drone, eh? Ok, qua la situazione si fa un po' più impegnativa. 179 battiti. Niente male. Vediamo un po'. Ok, vi dicevo che esistono più versioni. Possiamo acquistarlo soltanto drone e batteria. 199 euro, vi lascerò un link in descrizione. Possiamo in alternativa prenderlo con il radiocomando nella versione RCN3, che è identico a RCN2, cioè i classici radiocomandi da droni stabilizzati che utilizziamo anche con gli altri, come Mini 4 Pro, Air 3, Mavic 3. Che differenza c'è tra questi due? Beh, sono sostanzialmente identici. RCN3 ha una batteria leggermente inferiore. Ragazzi, 12 minuti e 30 che corriamo con lui dietro, che non si è staccato. La batteria direi che sta durando tanto. Ok, arriverò in fondo, passerò sul ponticino per riprendere poi la strada in quell'altro lato. Vediamo un po'. Speriamo che non si scarichi la batteria proprio mentre siamo sul ponte. Siamo a 13 minuti. Ok, 13 minuti. Può essere uno stimolo acquistare un drone per fare attività all'aperto, come sto facendo oggi, per tentare di smaltire la birra di ieri sera, del venerdì sera, classica birra che facciamo con i miei amici il venerdì sera. Che stranamente non so se vi capita, ma parto sempre con le migliori intenzioni di berne una, ma poi alla fine la serata prende una piega un po' strana e quindi torno a casa con un po' di mal di testa. Naturalmente chi guida non beve, siamo sempre responsabili. Ok, allora 13 minuti e 49, ragazzi. C'è il passaggio adesso sul ponticino, attenzione. Vediamo come si comporta. Devo scendere dall'argine e risalire di là. Vediamo cosa succede. 14 minuti. Siamo in una fase critica, sia per la mia resistenza, ma anche soprattutto perché abbiamo la batteria quasi del tutto esaurita. Qua dovrebbe esserci un mini passaggio, quindi valuteremo anche il cambio di quota, come lo fa. Ok, il drone è qua. Ok. Grande Nio,
Drone spettacolare. Mi sta seguendo, ragazzi. Saliamo, saliamo. Quindi lui è sceso insieme a me e sta risalendo. Siamo a 14 minuti e 40. La durata della batteria dichiarata è di 18 minuti, credo. Correggetemi se dico un'inesattezza, però sappiamo bene che questi test vengono fatti in condizioni di assenza di vento e in questo caso un po' di vento c'è, un po' di vento ce l'abbiamo. E soprattutto, una cosa importante, smontiamo i paraeliche perché anche quelli portano via qualche minuto di autonomia. Comunque, ragazzi, siamo già a 15 minuti e 30, siamo nelle fasi finali. Vediamo cosa fa. Ok. Molto bene. 15 minuti e 36. Chi vincerà questa sfida? David o il DJI Neo? Vabbè. Fino a quando non faranno una nuova tecnologia con batterie super potenti, vincerò io. Ok, lui sta facendo landing. Ok, ragazzi. Sta facendo landing. Lo recuperiamo. 16 minuti. Molto bene, 16 minuti. Durata della batteria fantastica. Bene ragazzi, siamo arrivati in fondo a questa prova, 16 minuti e 30 circa di durata della batteria in Follow Me. Io non sono una scheggia, ho fatto del mio meglio. Fatemi sapere voi a quanto siete riusciti ad arrivare con le vostre attività. Sicuramente lo avrete messo alla prova più di me. Fatemelo sapere qua sotto in un commento e ci vediamo con nuovi test. Che drone, ragazzi, che drone!